No, più che non è una liberazione mia, ma quella per i ragazzi, perché so quanto stiano lavorando per arrivare a un obiettivo e quindi è normale che in questo momento vediamo il mondo un pochino in salita, è normale dopo questo periodo buio, quindi ci voleva una prestazione di questo tipo e anche una vittoria di questo tipo per riuscire anche a regalarsi ancora un po' più di autostima e di stima reciproca, che i risultati sicuramente aiutano. Senta, ma fra il primo e il secondo tempo negli spogliatoi è successo qualcosa? Vi siete detti qualcosa di particolare? Vi siete guardati? Lei è andato. No, no, guardi, glielo assicuro, c'è molta fiducia, ho trasmesso molta fiducia ai ragazzi perché non stavano facendo male, anche se potevamo far meglio, però ho trasmesso fiducia, molte pacche sulle spalle, testa bassa, non la voglio vedere mai, dobbiamo sempre, se dobbiamo morire bisogna morire in piedi. I ragazzi sono stati molto, molto tranquilli tra il primo e il secondo tempo, ho cercato di rasserenarli perché chiaramente essere 1-0 dopo questo periodaccio non è così semplice. Però io ho detto che 50 minuti ci bastavano per vincere la partita e così è successo. A proposito di morire, per il primo e il secondo tempo lei si sentiva mezzo morto? No, 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 non mi sento. Era una battuta, era Sì, una no, ma battuta. non mi sento mai soddisfatto neanche quando si vince, quindi non Ma fa questo. parte del mio DNA né abbattermi e né tantomeno esultare. Però è chiaro che in questo momento si sa, siamo in un momento difficile, quindi chiaramente il responsabile sono sempre io e ne vado orgoglioso però perché. È un gruppo che segue, è un gruppo che ha fame, è un gruppo che ha voglia, quindi sono contento. Però lei mi fa preoccupare quando dice anche quando vinciamo io non mi... No, no, ma No, come perché così? Ma è una vittoria che secondo me sì, deve... ma guarigione fra 4 giorni a Parma e non possiamo girarci e vedere cosa abbiamo fatto adesso. Dobbiamo sapere che abbiamo una partita difficile, prepararla con grande intelligenza e con grande cura, cercando appunto da parte dello staff a dare qualche notizia, qualche competenza in più ai giocatori per riuscire a fare una buona partita anche lì. Voi allenatori giustamente spesso guardate le prestazioni, il rendimento al di là del risultato, cosa che invece nelle ultime partite rispetto alle prestazioni e al rendimento della squadra, lei si ritiene più ottimista per il futuro, cioè ha visto dei segnali di grande ripresa? Non avevo, a parte Empoli. Contro Perugia, che poi ha vinto a Frosinone. Contro Perugia abbiamo fatto una buona partita. Vercelli su un campo difficile abbiamo fatto una buona partita. Niente di straordinario, ma sempre partite dove la squadra è esistita, ha fatto prestazione. Non ero preoccupato di questo, ma sono preoccupato perché dobbiamo essere un pochino più bravi a colmare quelle piccolissime lacune che comunque noi abbiamo e quindi l'allenatore è pagato per migliorare sempre il gruppo. Oggi Cosmi ha detto l'ultima, sì, prometto ad Andrea che faccio l'ultima. Oggi Cosmi ha detto, diciamoci la verità, dice, al di là di quello che si leggerà, la partita ha vinta Coronado. Ce lo dice Cosmi che ha fatto grande calcio e diciamo, ha delle esperienze di un certo tipo, io mi accodo, però credo che non, un giocatore da solo non ce la fa a vincere, vince sempre un gruppo, lui ha fatto un grandissimo gol, però credo che la squadra lo abbia supportato e abbia fatto una buonissima partita.